l'annunciata solenne a Betlemme del custode di Terra Santa, Francesco Patton, è stata seguita con gioia dalla popolazione, che ha festeggiato anche la patrona, Santa Caterina di Alessandria. L'ondata di incendi che ha colpito diverse località della Terra Santa nell'ultima settimana. I più gravi sono stati quelli di Haifa, che hanno costretto all'evacuazione oltre 60.000 persone. Rappresentano almeno il 20% della popolazione locale e vivono in città o zone rurali da anni. La vita dei rifugiati siriani in Giordania e l'accoglienza da parte dei centri Caritas. Fra fine novembre e inizio dicembre si è svolta in 105 paesi la prima edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. I bambini di Haifa hanno risposto all'appello. Nel sabato che precede la prima domenica d'Avvento, la città di Betlemme ha fatto festa per accogliere il custode di Terra Santa, padre Francesco Patton. Il padre francescano è arrivato da Gerusalemme passando dalla cosiddetta Strada dei Patriarchi ed è passato davanti al monumento dedicato alla tomba di Rachele, figura biblica, gesti che risalgono a un'antica tradizione dei capi religiosi. Al suo arrivo nella piazza della Mangiatoia, padre Francesco Patton è stato ricevuto dalle autorità civili della città. Il cammino verso la Basilica della Natività è stato accompagnato dagli altri francescani e dall'affetto del popolo. Siamo molto felici di accogliere il nuovo custode di Terra Santa a Betlemme, anche perché oggi iniziamo il periodo dell'Avvento. Spero che sia un tempo di pace. Davanti alla Porta dell'Umiltà, il custode è stato ricevuto dai capi delle chiese greco-ortodossa e armena, che condividono con i francescani la custodia della Basilica. Nella chiesa di Santa Caterina, adiacente alla Basilica della Natività, si è svolta la cerimonia dell'entrata solenne del custode a Betlemme, un momento che segna ufficialmente anche l'inizio dell'Avvento. La parola Avvento significa l'arrivo. Era una parola antica del tempo politico che cercava quando arrivava l'imperatore o il re, arrivava un po', tutto il mondo lo salutava con candele, con canti, con questo. Era l'arrivo, noi prepariamo, stiamo ricordando l'arrivo del Signore. L'arrivo del Signore che verrà a Natale. Sabato pomeriggio i francescani hanno recitato i Vespri e sono scesi in processione fino alla Grotta della Natività di Gesù Bambino. Si sono poi compiuti dei segni di adorazione davanti alla stella della grotta. Nella grotta della Mangiatoia c'è stato un altro momento di silenzio. In questo luogo, dal quale una luce ha brillato per il mondo, è stata accesa la prima candela dell'Avvento. Nel cammino dell'Avvento siamo invitati continuamente a vegliare e pregare, e vegliamo e preghiamo perché? Perché siamo in attesa dell'incontro con Lui, perché siamo in attesa di questo incontro con colui che la parola di Dio chiama il principe della pace, che è Gesù. E quindi dentro questo tempo direi deve esserci da parte nostra un desiderio di pace, una invocazione della pace e anche deve esserci molto forte un impegno per la pace. Durante la prima domenica d'Avvento, la chiesa di Santa Caterina si è riempita di fedeli e religiosi. Oltre a dare inizio all'anno liturgico, si è anche fatta memoria di Santa Caterina di Alessandria, a cui questa parrocchia è dedicata. Santa Caterina è una martire e come martire ci ricorda che lei ha amato Gesù più della propria stessa vita fisica. E quindi questo messaggio credo sia un messaggio molto importante per noi oggi. Ogni chiesa ha il suo santo patrono per proteggere i suoi fedeli e allo stesso tempo incoraggiarli nel cammino della santità. La parrocchia di Betlemme ha come protettrice Santa Caterina. Celebrare il tempo dell'Avvento qui è molto importante perché ci stiamo preparando alla venuta di Gesù in modo particolare qui, dove è nato. تتحد مع يسوع المسيح وتسعى وتصير اقرب الى القداسه
Durante la messa è stato dedicato un momento speciale alle coppie che festeggiavano le nozze d'argento e d'oro. È una bella occasione celebrare tre feste insieme, l'inizio dell'Avvento, la festa di Santa Caterina e anche i nostri 25 anni di matrimonio. Io e mia moglie siamo molto felici. L'apertura dell'Avvento indica che l'attenzione della Chiesa in Terra Santa è rivolta a Betlemme, nella crescente attesa dell'arrivo del bambino. In questa prima domenica d'Avvento dobbiamo preparare il nostro cuore attraverso la preghiera, chiedendo che Dio ci porti la pace. Dobbiamo vivere per la fede. Non dobbiamo preparare solo ciò che fa parte della tradizione, come gli alberi, il nostro abbigliamento e il cibo, ma dobbiamo preparare il nostro intimo. Nell'ultima settimana diversi incendi hanno colpito la Terra Santa. Si stima che oltre 1.100 ettari di foreste siano bruciati in circa 630 luoghi diversi. Gli episodi più gravi sono avvenuti ad Haifa, dove almeno 60.000 cittadini sono stati costretti a lasciare le proprie case. Stavo guidando la mia macchina quando all'improvviso ho visto il fuoco e il fumo. Sono andato subito a casa e dopo 15-20 minuti ho sentito sui media che dovevamo evacuare le nostre case. Abbiamo recuperato alcuni oggetti e io sono andato a prendere i miei figli a scuola per spostarci in un posto sicuro. Abbiamo aspettato lì, guardavamo le notizie e uscivamo fuori per vedere tutto il fumo. Purtroppo abbiamo sentito in televisione che nella nostra via diverse case sono state bruciate dal fuoco. Mi sento male. Sono nato in questo quartiere, vivo qui e vedere tutto ridotto così è incredibile. Le cause degli incendi non sono ancora state identificate dalla polizia. Il clima secco e i forti venti hanno favorito la diffusione delle fiamme e ostacolato il lavoro dei vigili, ma sicuramente si tratta di un disastro che sfida tutta la società a trovare una risposta. This unprecedented fire caused tremendous damage in the city. Questi incendi inauditi hanno causato un danno tremendo alla città e in un'area molto estesa. Il fuoco ha distrutto foreste e zone pubbliche e ha danneggiato 3.000 appartamenti. Abbiamo dovuto far evacuare molte persone. Speriamo che con l'assistenza del governo possiamo trovare una soluzione e aiutare questi cittadini. Di certo proveremo a ricostruire le abitazioni che sono state distrutte. I focolai hanno colpito soprattutto zone abitate dalla popolazione israeliana ebraica, ma l'emergenza ha messo in moto la solidarietà di altre comunità. Io ho visto i pompieri di Gaza, se non sbaglio, dell'autorità palestinese. Ho visto pompieri di Cipro e della Grecia, gente di tutto il mondo. Ci tengo a dire che i vigili sono una famiglia planetaria. We are family, world wild family. Questo evento è stato doloroso e pericoloso per tutti, senza distinzione di etnie. L'Assemblea degli Ordinari ha preso posizione, prima di ogni altra cosa, avendo a cuore la sicurezza delle persone. Ha dichiarato di pregare perché gli incendi cessino il più velocemente possibile e ha steso le braccia per aiutare le persone coinvolte. Seguendo questo atteggiamento, tante altre chiese e organizzazioni si sono offerte di mettere a disposizione le proprie case. Anche diversi cristiani e persone di altre confessioni hanno sostenuto questa posizione e hanno dato la disponibilità ad accogliere le vittime degli incendi. Il sostegno del governo e la solidarietà manifestata da tanti sono un aiuto per guardare al futuro, andando al di là delle macerie e del triste odore della cenere. Abbiamo avuto un grande supporto dal comune di Haifa e dal governo e molte persone ci stanno aiutando. In tanti ci chiamano e ci chiedono: come stai? Hai bisogno di aiuto? Spero che nella prossima intervista tu possa vedere un posto migliore e più bello.
Vengo da Homs. Siamo rimasti 2 mesi e 10 giorni al confine tra la Siria e la Giordania prima di poter entrare qui. Abbiamo sofferto molto. La nostra vita a Homs era molto difficile, pericolosa e ci attaccavano sempre durante la notte. Fatme vive in Giordania, ad Amman, da ormai 4 anni. Da quando ha dovuto fuggire dalla città siriana, in passato definita la capitale della rivoluzione, teatro di uno dei peggiori massacri del conflitto. Come lei, il 90% dei richiedenti asilo, stando alle stime dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, non vive più in un campo profughi, ma in aree urbane o rurali. C'è chi riceve l'ospitalità di amici o parenti e chi è costretto a condividere una stanza con altre famiglie, spesso a prezzi spropositati e in condizioni igieniche e strutturali fatiscenti. La situazione è tragica. L'affitto della casa è di circa 300 dinari. Mio marito ha continuo bisogno di medicine e ho 12 figli. Tutta la notte soffre e grida e tutti i vicini di casa lo sentono. È molto difficile. I voucher bastano solo per 10 giorni e poi il cibo finisce. Che cosa possiamo fare? La storia di Fatme è la storia di milioni di siriani. I dati dell'UNHCR, aggiornati al 7 novembre 2016, mostrano un esodo di oltre 4 milioni e 800 mila persone dall'inizio del conflitto. Di questi almeno 650 mila sono ufficialmente registrati in Giordania, anche se le stime ufficiose li danno a 1.400.000, il 20% della popolazione locale. Tra le realtà impegnate a offrir loro un sostegno vi è la Caritas, presente ad Amman con 8 scuole e 15 centri dedicati ai rifugiati. Noi offriamo vari tipi di assistenza ai profughi siriani, voucher per il cibo, alimenti freschi, vestiti e scarpe, come pure manutenzione delle case, assistenza in denaro o beni per l'inverno e soprattutto aiuto in ambito educativo affinché i ragazzi possano andare a scuola. Ogni giorno il centro riceve fra i 70 e i 100 rifugiati, offrendo diversi tipi di aiuto. Da 3 anni inoltre è aperta una sede dedicata esclusivamente alle cure mediche. Tra i beneficiari di questo servizio c'è Ibtisam, mamma di 6 figli, fuggita 3 anni fa dalla campagna di Aleppo, una delle città più martoriate dalla guerra, i cui abitanti si sono dimezzati con l'avanzare del conflitto. Ho partorito questa mia figlia all'8° mese, poi lei ha preso la polmonite, ha perso conoscenza e così è dovuta rimanere per 1 mese attaccata al respiratore. Da quando si è risvegliata continua a soffrire di mancanza d'ossigeno e di crisi epilettiche. La Caritas mi aiuta con le medicine, per questo sono venuta. Qui incontriamo 3 nazionalità, iracheni, siriani e giordani. E forniamo loro solo assistenza sanitaria. Abbiamo vari specialisti, 2 medici di base e 1 dentista. Prendiamo anche appuntamenti, ne abbiamo quasi 100 ogni giorno e poi li mettiamo in contatto con le cliniche della Caritas perché siano visitati da 1 medico. Se sono dei casi gravi, li trasferiamo all'ospedale italiano che è qui vicino. Da poco più di 1 anno il governo ha ritirato ai siriani la concessione di accedere gratuitamente alle cure mediche, rendendo il centro ancora più prezioso. Viviamo e resistiamo grazie alla speranza che un giorno torneremo a casa per i nostri genitori, fratelli e famiglie. Loro continuano a vivere là perché non sono potuti scappare. Spero di poter tornare e di ritrovarli. Quel che mangi e ti dirò chi sei. L'ultima settimana di novembre, in 105 stati sparsi in tutti i continenti, grazie ad oltre 1300 eventi, la risposta è stata la stessa: cibo italiano. Quest'anno il Ministero degli Esteri ha lanciato la prima edizione della settimana della cucina italiana nel mondo, per cui le ambasciate, la rete consolare, la rete degli istituti italiani di cultura organizza dal 21 al 27 di novembre eventi nell'ambito della cucina italiana.
Tra le varie iniziative svoltesi in Israele e Palestina, l'Istituto Italiano di Cultura di Haifa, ufficio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, fondato nel 1962, ha dato un impasto speciale ai laboratori di creatività e animazione che organizza da 3 anni. I protagonisti, bambini dai 3 ai 12 anni, si sono cimentati nella preparazione di tagliatelle fatte in casa. Generalmente il laboratorio inizia sempre con un riscaldamento, ci presentiamo, cantiamo delle canzoni che sono già conosciute dai bambini e poi si inizia, diciamo, si entra nel vivo del laboratorio, che dipende dalla tematica del laboratorio in questione. Oggi la tematica è la cucina italiana, il titolo del laboratorio è pasta, capricci e pasticci. Tra mattarelli, farine e uova non si incontrano soltanto figli di italiani espatriati, ma anche bambini nati da matrimoni misti o da genitori che hanno vissuto in Italia o che hanno studiato la lingua e desiderano che anche i figli la conservino o imparino. Siamo israeliani entrambi, anche mia moglie. Abbiamo iniziato di studiare qui in questo istituto all'italiano, poi abbiamo fatto l'esame d'ammissione, sono entrato all'Università di Bologna, ci è nato un nostro primo figlio a Bologna, è nato a Bologna. Quando aveva un anno circa siamo tornati in Israele. Sono venuta oggi perché ci sono attività per bambini e ho una figlia di 4 anni. La porto sempre a queste iniziative dove ci sono italiani che parlano italiano, così può ascoltare la lingua ed essere così aiutata a impararla piano piano. Gli eventi di Israele e Palestina per promuovere e difendere il Made in Italy agroalimentare occupano eccezionalmente anche la prima settimana di dicembre, con conferenze, degustazioni e workshop con chef rinomati. Non resta che una cosa da fare. Il Christian Media Center ha la missione di portare al mondo il messaggio della Terra Santa, la terra del Quinto Vangelo. Trasmissioni, reportage, notizie, documentari, attualità della Chiesa e della vita quotidiana dei cristiani della Terra Santa. Potete aiutarci in questa missione, far conoscere e diffondere il messaggio della Terra Santa. Aiutateci, visitate il nostro sito.